Nel video di oggi andremo a vedere quali sono le armi più potenti del Marvel Cinematic Universe. La prima arma di cui parleremo è la Hofund, o come si pronuncia, ovvero la spada di Heimdall. Questa, oltre a essere la chiave del Bifrost, permette a chi la possiede di utilizzare le forze cosmiche, come ad esempio evocare delle fiamme derivanti dall'energia stellare. Lo scudo di Capitan America, tutti lo conoscete benissimo, lega di vibranio, può assorbire qualunque colpo senza ferire chi lo regge. In più, quando viene lanciato, questo non perde velocità o forza d'impatto. La lancia di Odino, detta Gugnir. Molto simile al martello di Thor, questa permette di trasferire l'energia di Odino in raggi laser e, esattamente come il martello, può tornare al suo possessore. La freccia di Yondu, detta anche Yaka Arrow. Come si vede nei film, quest'arma funziona con frequenze sonore alte e permette al possessore di comandare i movimenti della freccia. Lo scettro del Tribunale Vivente, quest'arma compare per poco in Doctor Strange. È un bastone che permette di incanalare e utilizzare magie più forti di quelle che potrebbe leggere normalmente uno stregone. Ancora da Doctor Strange abbiamo la bacchetta di Wotumb, creata da Wotumb, un essere demoniaco. Nel fumetto ha moltissimi poteri, assorbe energia, crea scudi, cura, apre portali, moltissima roba. Passiamo a Loki e il suo scettro Chitauri. Quest'arma permette di utilizzare una delle gemme dell'infinito, simile un po' all'occhio di Agamotto. Sempre con Loki abbiamo lo scrigno degli antichi inverni. Quando aperto, questo scrigno può congelare un singolo bersaglio, cosa che vediamo succedere ad Heimdall, o portare un'intera zona in uno stato di glaciazione. Passiamo ora a Ronan e il suo martello Cosmirod. Anche quest'arma permette di utilizzare una delle gemme dell'infinito, e con questa combinazione si potrebbe arrivare a distruggere un intero pianeta. Ancora dal film di Strange abbiamo lo scettro di Uno. Quest'arma permette di utilizzare qualunque incantesimo si voglia. La particolarità è che ogni incantesimo può essere utilizzato soltanto una volta. Un'altra arma interessante è la granata buco nero, la vediamo nei film di Thor. Avere la possibilità di creare un buco nero dove si vuole non è niente male. Infine abbiamo il Mjolnir. I poteri del Mjolnir sono davvero moltissimi, quindi se volete approfondite con i link in descrizione. Ci sono comunque alcune armi e oggetti che meritano un accenno, come la catena infuocata del Ghost Rider, il mantello della levitazione di Strange o l'occhio di Agamotto. Come avrete notato, in questo video vi ho parlato solo di armi vere e proprie, quindi ho escluso armature, accessori, vestiti e inoltre ho escluso le armi della serie TV, semplicemente perché non le guardo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per continuare a seguire i prossimi video. Ciao a tutti!